della musica di Valdobbiadene, avremo qui presente l'orchestra giovanile Prometeo, diretta dal maestro Michele Dotta. Allora iniziamo con i ringraziamenti, di solito si fanno alla fine, li vogliamo fare proprio questa sera. Per quanto riguarda l'illuminazione esterna e il ripristino delle luci, vi chiedo un applauso proprio per l'Associazione Amici della Musica di Valdobbiadene. Abbiamo qui presente il gran maestro Loris Dall'Acqua, grazie. E anche, come vi dicevo prima, questo connubio, questa sinergia con i privati, quindi Silvana e Massimo. E non ho dubbio. Ringraziamo anche Lions Club Valdobbiadene, quartier del Piave, per la targa che voi troverete fuori con le notizie ai piedi della scala della chiesa su questa bellissima chiesa. E ovviamente tutto il contenuto di questa targa lo potete trovare anche nel programma di sala, che avete il testo in fondo al programma di sala. Quindi grazie anche alla nostra chiesa di Piano. Sera abbiamo l'assessore alla cultura Martina Bertelle e l'assessore al turismo Tommaso Razzolini. Grazie. Per quanto riguarda l'organizzazione di questo concerto, la Banca Popolare dell'Alto Adige, Volkswagen di Foro Cuore. Grazie. L'assessore alla cultura Martina Bertelle di Valdobbiadene, ne ho mamma, quindi un doppio applauso per la nostra famiglia. Sindaco Luciano, che non è potuto venire qui questa sera. Io, quando Maria Elena è venuta a presentarci questa collaborazione, abbiamo accettato immediatamente, appunto per la finalità. Sapere che un'associazione culturale vuole portare un'orchestra giovanile, anche per questo è uno dei motivi perché noi promuoviamo sempre tutti gli eventi che vedono protagonisti giovani, ma soprattutto perché appunto c'era la finalità del ripristino delle luci all'esterno della chiesa, una chiesa che appunto è molto amata dai valdobbiadenesi, che viene aperta poco, diciamo, però qualche evento durante l'anno viene sempre svolto e questo ci fa molto piacere. Ringrazio anch'io, a nome delle amministrazioni, i privati, l'Associazione Amici della Musica, i Lions, che anche loro con la targhetta hanno contribuito a portare a conoscenza questa bellissima chiesa. E veramente grazie di cuore, perché un ritorno del territorio da parte delle associazioni credo che sia doveroso, ecco. E quindi vi ringrazio veramente per la sensibilità. Io vi auguro un buon concerto, e sicuramente sarà un concerto particolare perché sono i giovani protagonisti, e quindi grazie a tutti voi per essere qui. Grazie, professore. Per quanto riguarda invece l'Agnus Club di Valdobbiadene, chiedo al vicepresidente Gianni De Bortoli di venire qui per me, vicino a me, per due parole. Grazie. Un applauso. Poi questa è una sala a noi nota, a noi amici della musica, amici della cultura, e oggi in particolar modo è un onore per me poter rappresentare tutti gli amici Lions di Valdobbiadene e quartiere del Piave, che hanno voluto aderire lo scorso anno, durante l'annata della nostra Mariana Bortolo-Biolle, a poter contribuire alla rinascita, se vogliamo, anche estetica di questo luogo. Sempre stato luogo sacro, ora luogo tempio della cultura musicale in particolare. Abbiamo partecipato con la posizione di una targa, come sapete sembrano piccole gocce, ma la strada è stata lunga da fare anche verso Venezia per avere tutte le autorizzazioni del caso. Noi ci tenevamo in particolare, fa parte questa iniziativa, diciamo così, di salvaguardia delle nostre tradizioni, fa parte di quella che è l'insita anima dei Lions Club, che aiutano le persone non solo dal punto di vista, diciamo così, dei beni
materiali, ma anche e soprattutto dei beni spirituali, quelli che rendono più bella la vita. Si interessa dell'ambiente, si interessa dei giovani, si interessa della salute. Ecco, volevamo esserci, ci siamo e ci saremo per quanti hanno bisogno sotto tutti i punti di vista. Quindi grazie ancora a voi che avete dimostrato questa sera una grande sensibilità, e questo credo, Maria Elena, che sia il grande e primo ringraziamento che ci giunge da parte della comunità di Padoviana. Grazie e buona serata. Dell'associazione Amici della Musica di Vallobiadene, un'associazione culturale che ha dato tanto in questi anni, la presidentessa Maria Elena Cortolino. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi a questa bellissima manifestazione. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo concerto, in primis i consiglieri della nostra associazione e lo staff della segreteria. Volevo anche ringraziare in modo particolare Andrea che ha collaborato con noi, un nuovo, diciamo, per virgolette, acquisto, possiamo dirlo, così inizi una collaborazione da stasera. Volevo ringraziare soprattutto anche Giovanna Capretta, che questa sera non c'è, ma che è la responsabile e la custode della chiesa. Lei con passione si occupa proprio della chiesa, sia dal punto di vista storico che delle strutture. Ed è anche lei ha collaborato proprio per quanto riguarda le notizie storiche che trovate sulla targa apposta da Lions Club. Volevo ringraziare le autorità che sono pervenute, i privati e le altre associazioni che non vogliono essere nominate, che hanno contribuito per il ripristino dell'illuminazione esterna. E volevo l'orchestra, che adesso tra poco entrerà, e il maestro Michele Lotto, con il quale abbiamo una collaborazione da tantissimi anni. Volevo poi, in ultima, proprio per poi lasciare il posto alla musica, volevo ricordarvi la prossima iniziativa dell'Associazione Amici della Musica di Vallobiadene, e cioè il seminario che si svolgerà mercoledì e giovedì prossimo, 20-21, nella nostra sede, un seminario con il maestro, cantante e attore Vittorio Matteucci, un seminario sull'uso della voce sia per i cantanti che per gli attori, per coloro che devono parlare in pubblico, e ci sono ancora dei posti, pochi posti per quanto riguarda lo stage vero e proprio, ma c'è la possibilità di intervenire come uditori, quindi lì ci sono posti a sufficienza, insomma, per gli uditori. Ancora grazie di essere così numerosi questa sera, mi fa piacere perché abbiamo riempito la chiesa, grazie ancora, e grazie Andrea, procedi. Benissimo, grazie. Adesso è il momento di chiamare i protagonisti di questa serata, quindi vi chiedo di accogliere con un grande applauso i ragazzi dell'orchestra giovanile Prometeo di Castelfranco Veneto. Durante un corso di perfezionamento che si è svolto in Milano, in occasione del quale è stato perfezionato
funzionato il programma proprio delle quattro stagioni che questa sera potremo ascoltare. Il calore che in quell'occasione il pubblico ha dimostrato durante l'esibizione finale ha ispirato i musicisti a riproporre il programma in altri ambiti, proprio come questa sera. Quindi ragazzi, voi siete disposti, adesso è il momento di chiamare il vostro maestro, che in Valdevia Delesi conoscono già, in diverse occasioni è stato presente, anche con l'associazione Amici della Musica di Valdo Piave, quindi vi chiedo di accogliere con un grande applauso il maestro Michele Lotti. Quindi era veramente un personaggio famosissimo all'epoca, un po' come tutti gli italiani del Settecento, che erano veramente riconosciuti come delle star all'epoca. E come Paganini poi diventerà una specie di rock star, perché Paganini guadagnò una partita di soldi, era così popolare che veramente la gente faceva di tutto per andare a sentire i suoi concerti. Ma tornando a Vivaldi, è stato uno dei più grandi innovatori dal punto di vista della tecnica violinistica, ma non solo della tecnica, della musica, diciamo, a tutto tondo, perché riuscì a portare appunto l'espressione dello strumento a un livello che prima non era mai stato fatto. Il programma di questa sera è molto bello, perché cominciamo con un concerto per quattro violini, dove appunto lui, perché tutti questi concerti per strumentisti, ha scritto 230 concerti per violino, e noi pensiamo alle quattro stagioni, in verità ne sono 230. Perché lui ha lavorato per 37 anni all'ospedale della Pietà. La parola ospedale, noi oggi le diamo un significato particolare, ma all'epoca derivava da ostello, cioè durante le crociate Venezia era un punto di partenza o di passaggio per andare a Gerusalemme. Quindi c'erano questi ostelli che ospitavano questi pellegrini guerrieri, diciamo, e poi da ostello, ospitale, poi ospedale. Questi ospedali poi al tempo di Vivaldi, che erano, se non ricordo, 4 o 6, ospitavano migliaia e migliaia di trovatelli, i quali, quello l'ospedale della città dove c'era Vivaldi, ospitava soltanto ragazze, quindi il suo compito era quello di istruirle alla musica, e i concerti della Chiesa della Pietà erano i più belli per tutti i visitatori che arrivavano a Venezia, andavano a sentire i suoi concerti, che erano quasi un incontro mistico, che nella Chiesa intanto non si poteva applaudire. E poi la bravura di queste ragazze, che si cimentavano dal contrabbasso al violino, alla tromba, al corno, qualsiasi strumento, erano veramente molto molto brave anche rispetto al livello europeo dell'epoca. Bene, direi che possiamo cominciare. Buon ascolto. Thank you.
Antonio Vercelli, ascoltate con grandissima attenzione il tempo lento, si tratta di tre movimenti, i due estremi sono veloci, il tempo centrale è lento, che veramente è una delle pagine di poesia più totali che io conosco, tra l'altro con uno strumento come il violoncello, che forse è quello più vicino anche a rappresentare la voce umana, quindi muove ancora di più le corde dell'emozione. Thank you.
ora siamo all'esecuzione delle quattro stagioni, il pezzo famoso credo di Antonio Vivaldi. E prima però vorrei ringraziare questi amici che io mi voglio sempre avuto via Vado Chiavene, che sono veramente persone particolari e speciali, ai quali veramente mando un abbraccio veramente affettuosissimo. Grazie perché ci avete ospitato e grazie anche per tutto questo pubblico che siete riusciti a coinvolgere, cosa che non è molto semplice in questo mondo. Ma dunque, le quattro stagioni, si tratta di musica a programma, cioè descrive un qualche cosa. In questo caso direi che i due pezzi più descrittivi che ci sono nella storia della musica sono queste, le quattro stagioni, e la sesta sinfonia di Beethoven, la pastorale, che ha proprio delle frasi, dei sottotitoli che accompagnano le varie parti nella partitura. Succede la stessa cosa qui, dove appunto abbiamo un sonetto, dei sonetti che raccontano quello che poi la musica dovrà descrivere. Non sappiamo di chi siano questi sonetti, ma si presume potessero essere dello stesso Vivaldi. Io adesso tenterò di leggerveli con un po' Non sono un attore, quindi dovete portare pazienza. Allora, il primo movimento allegro. Giunta è la primavera e festosetti la salutano gli augei con lieto canto. E i fonti, allo spirar dei zeffiretti, con dolce mormorio scorrono intanto. Vengono coprendo l'aer di nero manto, e lampi e tuoni, ad annunziarla eletta. Indi tacendo questi, gli augelletti tornano di nuovo al loro canoro in canto. Il secondo movimento, largo. E quindi, sul fiorito ameno prato, al caro mormorio di fronde e piante, dorme il caprano col fido cane alato. In questo movimento sentirete la viola che fa delle note ripetute. Do, do. Molto secco rispetto alla dolcezza di tutto quello che avviene attorno a lei. Quello è il cane che abbaia. Nell'ultimo movimento invece è un movimento pastorale. Di pastoral zampogna al suo festante danzano ninfe e pastor nel tetto amato di primavera all'apparire brillante.
Thank you.
stagione dal sole accesa, langue l'uomo, langue il gregge, garda il vino, scioglie il cucco la voce e tosto, intesa, canta la tortorella e il gardellino. Zefiro dolce spira, ma contesa muove volea, improvviso al suo vicino, e piange il pastorello, perché sospesa teme, ieri volasca e il suo destino. Secondo movimento molto particolare, perché i due violini che accompagnano devono proprio riprodurre l'insistenza e il fastidio delle mosche e dei mosconi. Quindi sentire dei violini che fanno dei suoni vicino al porticello, molto stridenti, molto fastidiosi. E invece il canto del violino si staglia sopra e dice: togli alle membra lasse il suo riposo, il timore dei lampi e i tuoni fili. E le mosche e i soli il stuol furioso. Perché durante questo riposo a un certo punto sono i tuoni, sono dei colpi improvvisi, sono le mosche e di nuovo i tuoni improvvisi. Il terzo movimento dice: a che pur troppo i suoi timor sono veri, tuona e fulmina il cielo e grandinoso tronca il capo alle spine e a grani alle terre. Sbagliamo, no? Thank you.
balli e canti del felice raccolto il bel piacere, e del liquor di Bacco accesi tanti finiscono col sonno il loro godere. Secondo movimento. Fa ognuno tra lasci i balli e canti l'aria e temperata da piacere, e la stagione invita tanti e tanti un dolcissimo sonno al bel godere. Sentirete come riesce a creare questa sensazione di sonno, c'è una fissità, c'è soltanto armonia con il clavicembalo che scandisce delle note, degli ottavi ogni tanto. Vedete, l'effetto è straordinario. Terzo movimento, qui entriamo invece nel godere dei frutti dell'autunno, quindi la vendemmia e tutto quello che naturalmente ci va dietro, e anche la caccia. Sentirete i colpi dei fucili, degli archibugi per la caccia alle fiere. I cacciatori alla novalba, la caccia con corvi, schioppi e cani escono fuori, fugge la belva e seguono la traccia. Già sbigottita e lassa al gran rumore dei schioppi e cani, fritta minaccia l'alba di fuggire, ma non presta, muore. Thank you.
Sopra il ghiaccio e a passo lento, per timor di cadere, girsene in tempi. Terzo movimento. Gir forte, struccolar, cadere a terra, di nuovo ir sopra il ghiaccio e correre forte. Senti il ghiaccio si rompe e si disserra. Sentir uscire dalle ferrate porte, sirocco, borea e tutti i venti in guerra. Questa è il vero, ma tal che gioia a forte.
Chiesa salverà il mondo. Dopo un'esibizione di questo tipo, direi che loro sono l'espressione più bella di questa frase. Fuori di qui ci dicono che tutto cade a pezzi, che tutto va male, che la gioventù è una gioventù bruciata. Qua abbiamo la dimostrazione del contrario, quindi la cultura, la bellezza, la valorizzazione dei nostri beni anche artistici, architettonici, siamo in una chiesa straordinaria. Voglio ringraziare anche il parroco di Valdobbiadene, il Don Francesco Santinon, che non so se è presente ancora qui con noi, tutti i volontari che puliscono questa chiesa, che l'hanno resa così bella. Qualche settimana fa io ho visto la nostra Itala Anselmi, che ringrazio, che è qui presente, che mi fa, abbiamo lavorato tutto il giorno, abbiamo pulito la chiesa per San Gregorio. Grazie anche a voi che siete dietro le quinte, fate qualcosa di straordinario. Per il concerto e per tutte le attività dell'associazione. Ringrazio anche i media presenti, qua abbiamo Sergio Capreta del Baldo TV che racconta il nostro territorio. Grazie, un applauso anche a loro. Grazie anche al fotografo Francesco Basso per aver immortalato i momenti più belli di questo pomeriggio. E adesso io penso che il pubblico abbia una richiesta nei confronti della nostra straordinaria storia. Grazie.